Incidenti, due feriti gravi, tamponamento in A21 questa mattina a Castel San Giovanni tra un furgone e un camion. Scontro a Sarmato tra un'auto e uno scooter, due uomini trasportati a Parma dall'elisoccorso. 118 arrivati i primi infermieri da Parma. Sono qui per conoscere la realtà locale in vista dell'accorpamento. La sede di Piacenza chiude a dicembre. I 18 dipendenti si sposteranno a turno per 8 mesi a Parma per affiancare i colleghi. Papa Francesco telefona a Lanfranchi. Il pontefice ha contattato il vescovo piacentino della diocesi di Modena per sostenerlo nella malattia che lo ha colpito a giugno. Rincari autobus, domani si decide, gli enti locali dovranno valutare la proposta di aumento, la corsa semplice urbana di 10 centesimi, gli abbonamenti tra 20 e 60 euro. Oggetti smarriti, pochi reclami, documenti, biciclette, quasi 300 i pezzi consegnati al deposito comunale nei primi 6 mesi del 2014, solo un terzo dei proprietari li reclama. Miss Italia, Giulia Salemi in finale, la concorrente piacentina promossa dalla giuria di Jesolo, approda all'ultima fase del concorso in programma dall'11 settembre. Zona calcio, lunedì si riparte, torna il 1 settembre alle 21 la trasmissione sportiva di Telelibertà, diretta dallo spazio Rotative, ospite il Pro Piacenza, reduce dalla prima gara di campionato. Domani con Libertà la guida alla Serie A.